spero che l'idea di un senso precostituito che stia nell'oggetto, poesia, romanzo, eccetera, stia cominciando a entrare in crisi nelle vostre menti e che sia sempre più chiaro per voi che il significato, il senso, non è qualcosa da prendere dentro un testo, ma qualcosa che nasce da un dialogo fra l'interprete e il testo, dove l'interprete mette il suo contributo. Tanto è vero che Fortini proponeva di sostituire la parola letteratura con due termini divisi da una sbarretta: scrittura, lettura. La letteratura, diceva, è scrittura, lettura. Voleva dire che c'è un rapporto dialettico e una dimensione sociale che unisce scrittura e lettura. C'è una relazione dialettica, perché non solo, come ovvio, la scrittura influenza la lettura, ma è vero anche viceversa, che la lettura influenza la scrittura. Cioè una disposizione dei lettori di un determinato momento storico crea un orizzonte d'attesa che influenza il senso dell'opera e talora può influenzare anche l'autore dell'opera. Quindi l'opera non è data una volta per tutte, ma si rinnova continuamente a ogni lettura, a ogni generazione, ma direi perfino a ogni lettura, attualizzandosi di volta in volta in forme diverse. Bakhtin, grande teorico della letteratura russo, diceva: lo Shakespeare che noi conosciamo non è quello dell'età elisabettiana. È un altro Shakespeare, è lo Shakespeare che, diciamo, che ha un significato che noi oggi gli diamo. Insomma, il testo si pone in questione a ogni nuova generazione di lettori. La ricezione, la cosiddetta ricezione di un testo, spesso ha un'importanza tale da decidere il valore del testo. Faccio un esempio. Noi, senza ombra di dubbio, leggiamo La Liberata, La Gerusalemme Liberata, e non La Gerusalemme Conquistata, che pure era per Tasso la sua vera opera. In questo caso non conta l'intenzio autoris, ma conta esclusivamente l'intenzio lettoris. Cioè i lettori hanno sin dall'inizio scelto La Liberata e noi oggi leggiamo La Liberata e non ci viene nemmeno in mente di far leggere agli studenti La Conquistata. Chi è che ha fatto questa scelta? L'hanno fatta i lettori nel tempo,
affermando sempre di più il valore della liberata rispetto al valore della conquistata. Quindi la storia della ricezione del pubblico, dei lettori, ha una grande importanza nella storia letteraria. Sono lettori che hanno voce in capitolo e una responsabilità nella selezione del canone. Com'è che i testi si conservano, si tramandano? Ci sono tre tipi di testi che si tramandano e che vengono tenuti in riuso. Si usa la formula tenere in riuso da un corpo specializzato. Questi sono i testi di diritto, i testi religiosi e i testi artistici, i quali vengono tenuti in riuso da centinaia, migliaia di interpreti, di studiosi, che tengono in riuso questi testi, commentandoli. Se migliaia e migliaia di addetti a lavori non tenessero in riuso la Bibbia, il Codice Romano, la Divina Commedia, questi testi finirebbero confinati nelle biblioteche e nessuno li leggerebbe più. Ma invece vengono tenuti in riuso, vengono reinterpretati in ogni generazione e tramandati. Quindi ricordate la formula tenere in riuso. Si tengono in riuso solo i testi sacri, diciamo così, quelli della letteratura, quelli del diritto, quelli della letteratura. E il pubblico ha quindi una funzione importante nel selezionare il canone. E si dovrebbe aggiungere che qualsiasi storia della letteratura dovrebbe essere anche storia della trasmissione dei testi, della ricezione, della fortuna o della sfortuna di un autore. Detto questo, oggi vorrei considerare i modi di leggere un testo. La difficoltà di leggere un testo sta nel fatto che più che ci allontaniamo dal tempo in cui è stato scritto, più cresce la distanza fra noi e quel testo. E se questa distanza può essere superata, è grazie a quelli che lo tengono in riuso. Se noi non tenessimo in riuso la Divina Commedia, questa sarebbe quasi illeggibile oggi. Tanto più poi perché si vive in un'epoca in cui il tempo si è velocizzato e il passato ci appare ancora più lontano. Cosa che gli studenti avvertono profondamente. Avvertono cioè una distanza sempre più profonda dai testi del passato. Li sentono scritti, per esempio, in un linguaggio obsoleto. E noi però questi testi dobbiamo farli leggere. E quindi noi dobbiamo ogni volta trovare le ragioni giuste per cui quel testo lontano
può parlare anche oggi. Bisogna trovare ragioni comprensibili e accettabili razionalmente e non certo imposizioni. Non si può imporre, ma dobbiamo cercare di convincere che il messaggio di quel testo lontano ci riguarda. Qui però si profila un secondo problema. Un testo può essere tenuto in riuso, cioè può essere interpretato, attualizzato, valorizzato, solo se viene capito e compreso. I due termini non sono equivalenti. A questo punto si pone il problema del significato per noi di questo testo. Ma il problema del significato per noi si pone in primo luogo a partire dall'analisi linguistica del testo, cioè la comprensione letterale del testo attraverso una parafrasi, supponiamo. Qui gli insegnanti fanno a volte due obiezioni. Prima obiezione: ma abbandoniamo i ragazzi all'incanto del testo. Lasciamolo che vivano la musica, l'indistinto dei sentimenti che il testo provoca. Se noi li costringiamo con le note a riflettere sulle singole parole, l'incanto si perde. Questa è una obiezione. Oppure una seconda obiezione: lasciamo che gli studenti si abbandonino, di nuovo torna questo verbo, no? Mistico, si abbandonino da soli al piacere della lettura. Ora, il primo atteggiamento scavalca il momento semantico, ma poi lo ricostruisce in modi fantasiosi, romantici magari, ma del tutto aleatori e inaffidabili. Cioè, lo studente lasciato da solo, a quale incanto si abbandona se non capisce la lettera del testo? È chiaro che per abbandonarsi all'incanto di una poesia deve attribuire un senso a questa poesia, soltanto che questo senso lo attribuisce in modo arbitrario, se non viene guidato. E si verifica allora una attualizzazione selvaggia del testo, perdendone la specificità. Non avremo più un rapporto dialettico fra scrittura e lettura, ma una sopraffazione della lettura, cioè dell'interpretazione, ai danni della scrittura. Perché questa sopraffazione non ci sia, bisogna che la semantica del testo, la lettera materiale del testo, venga affrontata e non saltata. Se dobbiamo aprire un dialogo col testo, bisogna che le parole del testo siano a noi comprensibili, sennò che dialogo è? Quelli che poi sostengono la seconda posizione, lasciamo che si abbandonino al piacere della lettura, a parte che il piacere della lettura è molto, molto, molto scarso di suo,
soprattutto quando uno studente è sopra i 15 anni. Ma ammettiamo anche che ci siano studenti, e ci sono in effetti, che possono abbandonarsi al piacere della lettura. Questo piacere nasce più sempre dalla comprensione, non dall'ignoranza. Se dobbiamo aprire un dialogo con quel testo, quello che quel testo ci dice, dobbiamo capirlo. Questo atteggiamento che a volte si trova in alcuni insegnanti, no? Ma niente note, mettiamo il meno possibile informazione, lasciamo che gli studenti si abbandonino appunto al flusso delle parole, escludono il commento, passano subito all'interpretazione. No? Quello che un ragazzo si immagina leggendo qualche parola, comprendendo qualche parola di un testo, diventa un'interpretazione del testo. Ma un'interpretazione non basata sul significato del testo, ma arbitraria. Certe parole fanno venire in mente certi sentimenti e il lettore si abbandona liberamente a questi sentimenti. Si può fare, ma la scuola non lo deve fare. Cioè, se qualcuno lo fa da solo per il proprio piacere, libero di farlo. Ma la scuola deve far leggere Foscolo o Leopardi, non quello che uno studente si immagina che Foscolo e Leopardi dicano per il suo piacere. La mediazione. Tutti e due questi atteggiamenti escludono la mediazione, che è la mediazione del commento. La mediazione del commento è indispensabile. Il resto è arbitrio, che può produrre piacere, divagazione, ma sul piano didattico è arbitrio. Cosa definisce il commento di un testo? Il commento di un testo definisce, diceva Benjamin, il contenuto di fatto di un testo. Cos'è il contenuto di fatto di un testo? È anzitutto la sua lettera materiale, ma poi anche il modo con cui è scritto, la metrica, cioè tutto ciò che è verificabile oggettivamente. Fa parte del contenuto del testo, il contenuto di fatto del testo, che sia un settenario. La parafrasi costituisce un contenuto di fatto del testo. È un'operazione di traduzione, tra virgolette, o di parafrasi, che ci permette di trascrivere il testo nella lingua di oggi. Quindi il testo viene ridotto, è un'operazione di riduzione del testo, lo dobbiamo saperlo, perché si perdono i valori connotativi e restano solo i valori denotativi. Bisogna scegliere un senso e sarà sempre quello che ci dice il vocabolario. Quindi, nella parafrasi si perdono i valori connotativi che pure sono importantissimi per la poesia, per esempio. Ma si mantengono e si salvano i valori denotativi. E questo è già un passaggio necessario e preliminare, perché senza questo passaggio
non è possibile capire il testo. Per capire il testo bisogna passare attraverso il contenuto di fatto. Il commento, cioè l'analisi del contenuto di fatto, è servile e pragmatico. Perché è servile? È servile perché non ha autonomia rispetto al testo. Rende un servizio al testo. È un servo del testo. È servile rispetto al testo. Non ha autonomia rispetto al testo. No? Il commento non può avere autonomia dal testo. Ed è pragmatico perché costituisce una mediazione comunicativa tra scrittura e lettura. Svolge una funzione pragmatica. Permette alla lettura di avvicinarsi e di attraversare la scrittura. Dunque, da un certo punto di vista, il commento, dipendendo direttamente, strettamente dal testo, è quanto di più vicino al testo ci possa essere. No? Il commento è quanto ce l'è di più vicino al testo. Ma, paradossalmente, da un altro punto di vista, il punto di vista pragmatico, è anche quanto c'è di più lontano dal testo e di più vicino al lettore d'oggi. È questa contraddizione che è vitale. Da un lato il commento è vicinissimo al testo, la sua traduzione, ma dall'altro lato è lontanissimo dal testo, perché lo trasporta nella lingua d'oggi, toglie l'elemento connotativo e ci fa perdere molte qualità del testo. Quindi il commento è la cosa più vicina e la cosa più lontana al testo. Ora, ho detto che la parafrasi attua una riduzione, che è anche una diminuzione, se volete. Ma è anche una prima forma di mediazione tra la scrittura e la lettura. Cioè il commento è anche un ponte fra il passato e il presente, quindi fra la scrittura del passato e la lettura presente. È un ponte, appunto. Se diventa un ponte levatoio e lo solleviamo, perde qualsiasi funzione. E quindi, anche se io capisco la necessità, oggi, se si vuole far leggere Decameron o Il Principe, di farlo leggere in certi casi, per certe novelle più difficili, in una versione moderna, ce ne sono molte, perché è meglio una traduzione che nulla, questo deve essere chiaro. Tuttavia, è importantissimo il confronto che attraverso le note si può fare tra il linguaggio del passato e il linguaggio del presente, fra il linguaggio della poesia e dell'arte e quello comune di oggi.
Quindi la rivelazione del contenuto di fatto di un'opera, ivi compresa la sua parafrasi, è un modo di attualizzare un testo, cioè di renderlo leggibile oggi, di renderlo intellegibile oggi, rispettando perlomeno la lettera materiale del testo. Per questo è fondamentale per capire un testo. Per comprenderlo non basta. Che rapporto c'è tra commento e interpretazione? Bene, mi dice, il commento è il contenuto di realtà. L'interpretazione è il contenuto di valori del testo, cioè è il significato per noi del testo. Se io dico Baudelaire è il moderno, osservo in una nota che Baudelaire affronta un tema in cui descrive il declino della poesia d'oggi e dico, vedete, Baudelaire è il moderno, esprime il moderno. Beh, quando dico questo, entro nel contenuto di verità. Non sono più nel contenuto di fatto, ma sono in quello che bene mi chiama anche e soprattutto contenuto di verità. Cioè siamo nel campo dell'interpretazione. Perché? Perché non affermo Baudelaire è il moderno, non affermo una cosa, non ribadisco un dato di fatto, ma sostengo un'idea. Sostengo un'idea mia, opinabile. Mi si potrebbe dire no, Baudelaire non è il moderno. Stabilisco una virtuale coordinazione tra l'idea di Baudelaire che io ho e l'idea di moderno che io ho. Quindi svolgo una interpretazione. Vedendo Baudelaire come il poeta che dà inizio alla modernità, io metto in campo una certa idea della modernità e una certa idea di Baudelaire. Quindi siamo nel campo del contenuto di verità e non del contenuto di fatto. Siamo nel campo dell'interpretazione. Già, ma che rapporto c'è? E questa è la grande questione, il grande problema. Che rapporto c'è fra il contenuto di fatto e il contenuto di verità? Per usare le formule di Benjamin. C'è un rapporto dialettico, ma non un rapporto meccanico. Tra commento e interpretazione c'è interdipendenza, ma non conseguenzialità. Attenzione, c'è interdipendenza, ma non conseguenzialità. Non è che io ti dico questo è il contenuto di fatto, ergo questo è il contenuto di verità. No. Non c'è una conseguenza logica per cui dato quel contenuto di fatto
si dà quel contenuto di verità, perché da quel contenuto di fatto possono discendere interpretazioni diverse. Quindi fra il contenuto di fatto e il contenuto di verità, fra il commento e l'interpretazione, c'è un legame dialettico, ma non un rapporto meccanico di deducibilità. Da una stessa parafrasi possono anche derivare interpretazioni diverse. Ed è questo il paradosso della critica, il paradosso straordinario della critica, che l'interpretazione ha una validità che non è garantita. Non è garantita scientificamente da nulla. Deve essere garantita solo dalla logica e da un modo di pensare che magari fra 20 anni non esiste più. L'interpretazione è sempre aperta, relativa e problematica. L'interpretazione deve legittimarsi di fronte al testo. Cos'è la citazione? Quando leggete un saggio di critica letteraria, perché trovate sempre le citazioni? È il modo per cui il critico si legittima, dicendo, vedete, l'autore dice proprio questo. Quello che io faccio dire all'autore è confermato dall'autore. Questa è la funzione della citazione. Perché l'interprete deve legittimarsi di fronte al testo, ma anche di fronte al destinatario, agli altri destinatari. Se io faccio dire al testo una cosa che il contenuto di fatto non sopporta, tutti quelli che davanti hanno il contenuto di fatto dell'opera non mi crederanno, giustamente. Io, critico, devo conquistare la mia autorità e per questo ho bisogno del contenuto di fatto. Ho bisogno di appoggiarmi sul contenuto di fatto. Ho bisogno di citare il contenuto di fatto, di chiamarlo a testimonianza che la mia interpretazione è giusta. Ma fra i due momenti non c'è un legame necessario o intrinseco, dice Benjamin, intrinseco. Non c'è intrinsechezza fra contenuto di fatto e contenuto di verità. Sapete che Benjamin aveva la passione per l'allegoria e anche qui trovava un aspetto allegorico. Cioè diceva che l'interpretazione è allegorica perché sconta uno iato rispetto al contenuto di fatto. E il simbolo non lo ammette questo iato, no? Il simbolo, la cosa significata, è dentro il significante. E invece l'allegoria no, e l'allegoria sconta una distanza fra significante e significato. La stessa distanza che c'è fra contenuto di fatto e contenuto di verità. Per questo Benjamin diceva che l'interpretazione è allegorica. Sconta una distanza, non è garantita. Il critico comunque è costretto a fondarsi sul contenuto di fatto. Deve trovare un'autorità al proprio discorso. E la trova nel testo. È il testo che ha autorità, non lui. L'autorità del testo gli è data da secoli di storia. Allora, appoggiandosi
attraverso la citazione al contenuto di fatto di un'opera, l'interpretazione appare più legittima. C'è poi anche una ragione morale, cioè un'etica del discorso critico. L'etica del discorso critico sta in questo. Guardate che io non vi racconto ciottole, ma quello che io vi dico è fondato sul contenuto di fatto del testo e sui sentimenti, passioni, ideologie che questo contenuto di fatto mette in moto. E fra l'una cosa e l'altra ci deve essere però una connessione, una qualche connessione logica, se no è arbitrario il mio discorso. Venna mi diceva anche: esistono le stelle, ma esiste anche la costellazione. Le stelle stanno lì, sono il contenuto di fatto. La costellazione la vedo io, sono il contenuto di verità, no? Io vedo le stelle in quella forma e dico orsa maggiore, orsa minore, grande carro, piccolo carro. Ma questa è la mia interpretazione di quella posizione delle stelle. Però senza questa interpretazione, se io non leggo le stelle in una collezione, in una, non creo una costellazione, le stelle non servono a nulla. Quando sono diventate una costellazione, guidano i marinai. La costellazione è una costruzione allegorica, tant'è vero che le costellazioni hanno nomi diversi. La stessa costellazione si chiama in modi diversi e addirittura prende il nome di animali diversi, a seconda dei vari popoli. Quindi vuol dire che il carro o l'orsa ce li metto io, certo, basandomi sulla forma di quelle stelle, cioè tirando delle linee che congiungono quelle stelle. Però il carro o l'orsa non sono connaturali, connaturate alle stelle. Sono una nostra lettura delle stelle, sono una nostra interpretazione delle stelle. La comprensione vera di un testo si ha quando noi si passa dal contenuto di fatto al contenuto di verità e stabiliamo una connessione tra il contenuto di fatto e il contenuto di verità. Così facendo noi collochiamo un autore nel suo tempo e nel mio tempo lo collochiamo nel nostro tempo. Fate attenzione, se io dico questa frase semplice, Dante è il maggior poeta del Medioevo. Da un lato noi collochiamo Dante nel Medioevo, ma dall'altro lato lo collochiamo fra le nostre grandezze. È il più grande poeta, è una valutazione che diamo oggi. Lo collochiamo in una nostra attuale gerarchia di valori.
Ovviamente la valutazione poi è sempre storica ed è sempre relativa. Lo sapete che Dante, per qualche secolo, è stato posposto a Petrarca e a volte giudicato perfino un poeta volgare. Quindi le interpretazioni cambiano, il valore degli scrittori cambia. La validità di una valorizzazione o di una interpretazione non è garantita da nulla. Però il professore deve spiegare perché deve far leggere la Divina Commedia. Deve spiegare perché vale la pena farlo. E oggi questa motivazione va data molto di più che ieri, perché oggi è sempre più estraneo il linguaggio dei poeti al mondo in cui viviamo. E tuttavia in Dante troviamo quei valori e soprattutto quel bisogno di valore che fa parte della vita di ogni uomo. Si può veramente vivere senza un valore? E Dante rappresenta la ricerca del valore. Perché si vive? Dante scrive il proprio poema per dare una risposta a questa domanda, che è la domanda capitale di ogni uomo, in ogni epoca. Perché si vive? Per quale valore si vive? Per cercare quale valore? Per realizzare quale valore? Insomma, bisogna spiegare perché un testo, pur essendo lontano da noi, è attuale. Cioè può interessare una comunità a tanti secoli di distanza. Ed è per questo che in questa funzione che il professore svolge anche una funzione intellettuale. Perché spiegare questo non è un fatto oggettivo, è spiegare perché leggiamo Dante richiede una serie di motivazioni storiche, morali, psicologiche, che solo un intellettuale può avere. Un professore non dà solo competenze neutre e oggettive, ma sceglie e indica quali sono i valori fondamentali della vita. L'insegnante distribuisce i LEE, non fa l'intrattenitore, ma dirò una cosa che può sembrare addirittura assurda o paradossale, ma io l'ho sperimentata quando ho insegnato al liceo. C'è un'ambizione segreta in ogni insegnante vero, ed è che ogni insegnante vero vorrebbe trasformare in intellettuali i propri studenti. È un'utopia. Potrebbe quasi far ridere questa pretesa. Però il professore più appassionato è anche quello che vorrebbe che almeno alcuni dei suoi studenti diventassero problematici, capaci di ragionare sui testi, capaci di mettere in gioco competenze diverse. E quindi diventare anche loro degli intellettuali in nuce.
ovviamente tutto ciò fa della scuola un'isola, una sorta di riserva indiana assediata, ma qualcuno che non si accontenti dell'utile, ma ponga la questione dei valori in una società deve pure esistere. Nessuna società sta in piedi solo per i valori del mercato. E allora, in conclusione, il commento e l'interpretazione sono due momenti fondativi dell'atto critico e dell'insegnamento. Essi sono intrecciati e indivisibili, anche se noi dobbiamo distinguerli teoricamente. La funzione del commento è di rendere forte il testo. Il commento rafforza l'autonomia del testo rispetto al lettore. Lo colloca in un'epoca lontana, lo fa appartenere ad un autore che noi non sappiamo quali libri possa aver letto, come vestiva, come gestiva la propria vita, lo possiamo solo immaginare. Cioè il commento rende forte il testo, rafforzando la distanza del testo da noi, anche se nel suo tempo getta un ponte verso di noi, facendocelo capire. L'interpretazione rende forte il lettore. La interpretazione è il momento di forza dell'interprete. Ma proprio per questo evidenzia la responsabilità dell'interprete. L'interprete è libero, ma è anche vincolato. Ognuno può interpretare un testo come vuole, ma davvero? Fino a un certo punto. Perché come ogni libertà, così anche la libertà interpretante è vincolata. La libertà mia finisce dove comincia la libertà altrui. Io sono libero di passeggiare, ma se vado nell'orto del vicino e calpesto i suoi cavoli, lui giustamente protesta. Quindi esiste la libertà di interpretazione, ma questa libertà è sottoposta a dei vincoli o a dei limiti. Un libro di Umberto Eco era intitolato giustamente I limiti dell'interpretazione. Perché è una libertà vincolata ed è vincolata dal contenuto di fatto. Dal commento. Per questo il commento precede sempre l'interpretazione. Perché è la base dell'interpretazione. Ma testo reso forte dal commento, il lettore reso forte dall'interpretazione, si presuppongono a vicenda. E costituiscono il fondamento del circolo, quello che si chiama circolo ermeneutico. È il circolo ermeneutico che unisce i lettori al testo.
Nel momento del commento in classe, il centro è il testo. Tutti hanno come riferimento il testo. Nel momento dell'interpretazione, il centro diventa la classe, cioè quelle che interpretano il testo. La comunità diventa protagonista della interpretazione. E allora arriviamo a definire un'altra utopia, che è l'utopia del docente d'italiano. Il docente sa che la propria lettura è relativa e problematica. Non solo la propria lettura, ma la lettura e tutti i critici che l'hanno preceduta. Sono tutte interpretazioni che a poco entrano in un cono d'ombra e sono sostituite da altre interpretazioni. L'interprete sa che i significati sono infiniti, anche se non illimitati, questo ve l'ho già detto, sono infiniti ma non illimitati. Le interpretazioni di un testo sono infinite ma non illimitate. E sa ogni critico che la propria interpretazione sarà superata. Trasmettere questo agli studenti, far loro questa lezione di umiltà, mi insegna ad assumere la propria parzialità e relatività. Umiltà non significa accucciarsi disposti a tutto. Umiltà significa consapevolezza. Io posto avanti il mio discorso pur sapendo che è parziale, pur sapendo che fra 30 anni sarà superato. Però oggi, facendo questo discorso, contribuisco alla formazione delle verità sociali. Entro nel conflitto delle interpretazioni che formano le verità sociali oggi dominanti. Se ogni interpretazione è relativa, tuttavia è necessaria, perché è grazie all'interpretazione che il patrimonio di valori viene tramandato. Ogni secolo legge in modo diverso un classico, ma questo classico resta, grazie a queste diverse interpretazioni. Se ogni interpretazione è relativa, è però necessaria, perché solo attraverso di essa il patrimonio di valori verrà conservato, tenuto in riuso. Beh, è questa la base utopica della democrazia. Formare un cittadino umile, rispettoso delle verità altrui, ma deciso a sostenere la propria interpretazione. Un cittadino critico e responsabile, che partecipa a una civiltà che è la civiltà del dialogo e non della sopraffazione.
creare un mondo dove si può essere, diceva Adorno, diversi senza paura. Creare un mondo dove si può essere diversi senza paura. Diceva Adorno, che era dovuto fuggire dal nazismo e rifugiarsi all'estero. Anche questa è un'utopia. Che esista un mondo fatto da una comunità di interpretanti e di dialoganti che impara a essere tale in una classe, ma che dalla classe si può estendere alla nazione e dalla nazione al pianeta, questa è l'utopia dell'insegnante. L'utopia, certo. Ma è possibile insegnare senza un'utopia? E io credo che senza un'utopia non sia possibile insegnare. Perché è l'educare, il tirare su, presuppone che ci sia un obiettivo al di là, tirare in alto questa utopia dell'alto, del far crescere, del far sviluppare le potenzialità di ognuno. Senza questa utopia non esiste insegnamento. E quindi ogni insegnante, anche il più miserevole, per salvarsi almeno, dovrà coltivare dentro di sé questo scampolo di utopia. E non la coltiva arbitrariamente. La coltiva perché la funzione che gli è stata data, sempre più misconosciuta e bistrattata, è appunto questa. Quella di far crescere e sta nella nostra Costituzione, la Costituzione italiana, che ha un orizzonte di uomini liberi, ognuno dei quali ha la libertà di parlare, ma non ha la libertà di opprimere gli altri, sta lì. La cornice del nostro impegno didattico. La cornice è la Costituzione. Ed è la Costituzione, il nome della Costituzione, che l'insegnamento può conservare e cercare incessantemente di realizzare la sua utopia.